Bene, gente, siamo quasi alla resa dei conti, mancano solamente due missioncine d'appello e poi un sacco di contenuti aggiuntivi che molto probabilmente farò in live. Come potete vedere ci sono queste qua, bersagli elusivi, ma ve le ho fatte vedere, ce ne sono veramente mille, tutte queste cose qua. Bersagli elusivi, poi contratti, poi campagna, poi ci sono queste qua, paziente zero, Sarajevo 6. Ma ne parleremo alla fine delle missioni principali. E ci troviamo qua, i Paladini della Libertà, la penultima missione prima del termine della campagna. E iniziamo subito. Saltiamo Morning subito. 47. We have a lead on the Shadow Client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow Client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with three other prominent militia members: Ezra Berg, retired Mossad interrogator; Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst; and finally, Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soder's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Ok, stavo dicendo, saltiamo subito i preparativi perché tanto come prima run non ci permetteranno di fare nulla di che. E quello che avevamo scoperto alla fine del video precedente, quindi alla fine dell'ultimo filmato, è che qualcuno praticamente sta. Adesso io qua metto cose a caso perché tanto cose che non userò mai le piazzo qua. Pianificazione. Qua non abbiamo nulla di che, e che qualcuno ha praticamente agito nell'ombra per fare in modo che l'agenzia praticamente uccidesse dei bersagli per poi recuperare delle chiavi, cioè praticamente ci ha manipolato e praticamente uccidendo i bersagli abbiamo concatenato praticamente delle situazioni che ha permesso a questo agente sconosciuto di recuperare queste chiavi e recuperare una serie di liste di obiettivi prioritari. La racconto un po' sintetica sintetica. E adesso l'agenzia, questa qua dell'agenzia, vuole capire chi è che ha commissionato a noi questi omicidi per risalire al mittente, perché comunque loro hanno detto che comunque se si sono sentiti manipolati e anche loro potrebbero essere un bersaglio a questo punto, no? Welcome to Colorado, 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map, mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This Ok. environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Ok, quindi qua partiamo già. Cioè, qua siamo già in un luogo ostile. Ok, ne abbiamo 4 da eliminare, raga. 4. Vado a fare una veloce. Come si dice? Esplorazione delle opportunità. Più che altro delle sfide che mi faccio un'idea, vedi, ad esempio qua ciascuno il suo veleno, elimina tutti con il veleno letale, poi qua ce ne sono altre, adesso io me le leggo un pochino tutte, giusto per farmi un'infarinatura di quello che potrei fare.
Vedete, allora, a parte quella che c'è sempre in ogni missione, che è quella di agire solo col mio abito, che penso che magari farò una live e proverò a farle così, quindi senza recuperare vari i vari travestimenti. E qua posso eliminare con orologio esplosivo, il lampadario, scorro velocemente, tutti e tre col cavo di fibra, qua con degli incidenti faccio esplodere qualcosa, affogandolo nella bacinella, sotto l'auto e via così, ce ne sono tanti. Adesso io mi faccio un giro, raga, eccoli, sono tutti qua. Ah, un'altra cosa che non ho guardato, che è molto importante, è che, che non mi sono proprio fatto un'idea della mappa dell'area. Oggi, tra l'altro, non ho voglia neanche di controllare le varie opportunità, vorrei proprio farmela così, sta missione. Farmela un po' improvvisando. Certo, la cosa più facile è proprio quella di... Sembrerebbe... Oh merda, sembrava troppo facile. Ci sono dei tizi là. Allora, vediamo un attimo l'opportunità, più o meno dove si trovano. Ne abbiamo una là. Allora, praticamente tutte le opportunità disponibili si trovano quasi praticamente tutte dentro questi due edifici. Tranne una, che è questa qua, l'audizione, no, ho sbagliato, questa, labbra cucite, che si trova qua. Allora, dato che i miei soci qua, ah, uno si è separato però. La domanda è, ce l'abbiamo un cassonetto? Il cassonetto ce l'abbiamo. Ok, e adesso sono un terrorista. Merda. Veloce. Che hai visto? Hai visto la pistola? Oh merda, ma l'ho ucciso, raga. Innocente ucciso, eh no. Io non voglio uccidere innocenti. Facciamo così, va. E riavvio la missione, raga, perché non è il mio stile. Dicevo, anche se si tratta della prima run, comunque vorrei utilizzare un approccio il più discreto possibile e evitare di evitare di beccare, di uccidere innocenti. Sinceramente, vabbè, questi qua comunque sì, sono innocenti perché comunque non sono i miei bersagli. Oh merda. Ok, di qua non si passa, ho capito. Allora, vediamo se riusciamo a trovare un passaggio da questa parte. Il problema è che questi sono sempre lavorano sempre in coppia. Merda. Ah no, ma quello è dall'altra parte della barricata. Ok, tranquilli. Sentiamo che dice. Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical. Ok, praticamente questo qua, che è esperto di interrogatori, si trova nel garage e praticamente possono, magari potrebbero esserci varie opportunità di killare la gente.
Perché lui ha praticamente varie tecniche ha varie tecniche di interrogazione, quindi molto probabilmente ha veleni, cose, sostanze strane. Ok, allora continuiamo ad andare qua. Io mi preoccuperei anche di recuperare il prima possibile un travestimento adeguato. Anche se, sinceramente, qua ce ne sono altre due. Sean Rose in charge of operations. I don't get it. Why'd the boss pick him? Why not Reinhardt? The way I see it, Raccoglie albicocca. Mi Reinhardt is a potrebbe bold servire move. un albicocca. Berg's too specialized. No strategist. Lì c'è altra Parvati gente ancora, raga. is Mamma Parvati. mia, quanti cacchio ce ne Think Rose sono. wants to lead? Fiercely dedicated, completely ruthless. Did you ever hear his plan to take out Simon Devereaux, the Ok, CEO tu of resti Parvati? girato. Building a bomb. Right. So Merda. Tu controlli l'auto, tu sei girato di spalle e non ti giri, credo. Ok, forse questa albicocca potrebbe tornarmi utile. Però la scaraventata contro l'auto. Niente, mi hanno sgamato, raga. Ok, unica cosa che non ho. Magari può essere importante. Qua io ho nascosto un grimardello. Ok? E sono sicuro che questo potrebbe tornarmi utile. Qua vabbè, qua c'è il pezzo che abbiamo già visto. Ezra Berg, legendary. Però a sto giro sapete che faccio? Me ne vado di qua. Sembra molto più tranquilla la situazione qua. Ok. Continuiamo così. Ok. Qua però abbiamo un bel po' di gente, eh. Ma vediamo come. Allora, forse da lì. That is Sean Rose, terrorist Sean turned insurgent. Rose. Eccolo lì. Ora. Dealing with Opportunità vicina. a highly volatile Un company. attimo. Un attimo, un attimo. Allora, opportunità vicina. Quindi smettiamo di seguire questa. E. Nitroglycerin or 123 trichlorotoxic propane is a pretty unstable liquid. Screw up and it'll take your arms clean off. Luckily for you, This sounds Ok, promising. vediamo questa. The militia received a large shipment of nitroglycerin. Ok, nitroglicerina, quindi esplosivi che vuole Battery and testare. ammunition depot is Magari completely potrebbe sensitive. essere About as safe as a regular explosive. I need you to utile. prepare A for it. quanto pare sì, si tratta di un'opportunità. Ok. A moment of time. Or Ora devo stare use the molto depot attento. to get to it. Se ne vanno, perfetto. È la mia occasione. Tu dove vai? Ok, qua c'è un baule, eh? Qua c'è un baule. Qua abbiamo un po' di gente. Lì altra gente, ci serve un travestimento. Attiviamo questo, vediamo. Vediamo se qualcuno fa qualcosa. Eccolo, adescato. Come, bella musica. Ok.
Come crimine scoperto? Da chi? Merda. Ma sgammato, raga. Porca troia. Riproviamoci. Disattiviamo la canzone. Trasciniamo, travestiti. Veloce. Vai. Ok. Perfetto. Ora chi mi può scoprire? Nessuno. Ok, quello lì è un problema. Però è là dietro. Vediamo qua se mimetizzati. Ok, no, non mi interessa. Attiva. Schema dell'orologio di Rose. Cos'è sta roba? According to the blueprint, Sean Rose is building an explosive battery unit for a Link 4 smartwatch. The charge appears to be email triggered. The unassuming target checks his messages, the virus triggers the charge, and boom. Very clever, not to mention devious. The resident hackers have installed the software trigger on one of their phones, and here is the punchline. Rose himself wears a Link 4. Ok, praticamente si tratta di una bomba che per l'orologio potrei appunto creare questa bomba e poi una volta al posto di Rose, vabbè, del resto lo sappiamo. Allora, continuiamo così, vediamo un po' anche le opportunità che ci sono. Allora, qua ce n'è una qua vicina, l'audizione. Tanto... noi qua possiamo sempre farci un giro che magari troviamo qualcosa di interessante. Bicchiere che possa avvelenare. Ma al momento non ci interessa. Ok, facciamoci un giro di qua, raga, cioè. Sinceramente. Non so neanche io bene dove andare ancora, perché... ok. Sentiamo loro che dicono. So this test that Rose has planned seems kind of cruel, doesn't it? I mean, I'm no softy or anything, but it feels excessive. She's got it coming. Penelope Graves is still new to this outfit, and it looks like Rose is going to test her dedication. Ah, questo potrebbe essere interessante. Praticamente per... praticamente, vabbè, come dice... Rose vuole mettere alla prova questo tecnico delle comunicazioni che deve spacciarsi per agente esterno. L'uomo deve mostrare il dispositivo all'Interpol, scortarlo nella fossa dei liquami e chiedere di tradire la milizia. Posso suggerire un cambio di attore all'ultimo minuto? Ok, potrebbe essere interessante questa, Qua praticamente se rubo un vestito da spaventapasseri posso mimetizzarmi. Sì, devo andare dall'altra parte del mondo. Ruba il vestito dell'Interpol. Accede l'informazione. Smartwatch esplosivo, ok. Sam Rose vuole assassinare Simon, l'amministratore delegato della compagnia di energia rinnovabile, utilizzando uno smartwatch esplosivo. Curiosamente lo stesso modello indossato da Rose. Ok. Oh merda, questo è il mio sgama. Ok, rubo distintivo dell'Interpol.
Devo rubarlo da quel tizio lì. Ma qua c'è un botto di gente, raga. La vedo abbastanza dura, sinceramente. Vestito da spaventapasseri, guardate là. Close game time. Think you can hook her? Righteous you. She comes by every 2 seconds Allora, to check magari my work. un'albicocca potrebbe essermi d'aiuto, non posso raccoglierla. Get her to come with you, and then what? I'm supposed to lure her to the slurry pit. L'albicocca. Ok. Non è lui il mio bersaglio, eh? O forse sì. Ma... Ok, ora sono un tecnico della milizia, ma quello mi becca. Ok, allora rimettiamoci il vecchio travestimento. Ora non sono più un tecnico, quindi quello non mi può beccare, ok. Abbiamo un nemico qua e anche un'albicocca, quindi vediamo se riusciamo a avvicinare il nostro bersaglio in quella direzione. Ok. No, va a controllare anche lui. Doing there? Hello, I know you're here somewhere. Merda. Quello ha trovato il fucile. Dove cavolo va? We're clear. There's nothing here. Okay. Whatever. Qua non va bene. Mi serve un altro travestimento, credo. Porca vacca, quello dove cacchio sta andando adesso? Un attimo, raga, allora usciamo di qua. Ragioniamo. Ok. Se entro dentro quella casa, è necessario un altro tipologia di travestimento. Si vede che sono vestiti in modo diverso. Allora, labbra cucite era qua sotto. L'orologio. That is Penelope Graves, acclaimed Tutto qua dentro. anti-terror analyst. Strange to see her as part of this crowd. Ok, allora ritorniamo su l'audizione. Vediamo il caposquadra dove si trova. Ok, il caposquadra è lì però, eh. That's what I'm saying. Watching the Broncos is like a break. Vediamo anche il caposquadra. That would be Burgess, the sharpshooter. A battering ram has injured one of the strike team, point man by. Ok, praticamente qua mi sta consigliando per farla breve di prendere un travestimento del posto He's del point man in the caposquadra. Mexico operation. Huh. Got clipped by a ram or something? The team trains with Dove the si trova battering il ram to prevent caposquadra? the attack on Secretary Di qua. I don't know. Ok. Safe man on staff, just in a team. Ok, magari metto un attimo da parte lei, devo andare per tentativi Alright, check this out. per forza devo far così, eccola lì lei. Travestiti da tecnico della milizia. Ok. I advise you to slow down a little. Presa alto voltaggio. Ok. Ok, allora vediamo un attimo qua cosa abbiamo. Veleno per topi. Ok, questo può sempre essere utile. Ok, il caposquadra se ne va e si piazza lì.
Albicocca. Barattolo, veleno letale, quindi in questo caso. Ok. Avvelena bottiglia d'acqua. Potrebbe essere una soluzione. Nascondi oggetto, non ci interessa. Ok, lui beve la bottiglia d'acqua. Perfetto, quindi. Allora, veleno. Questo qua però è veleno letale. Questo qua è veleno che non è letale. Ok. Allora, avveleniamo la bottiglia d'acqua e... Identify yourselves. Ah, mi sgama. Porca puttana. Non so se riesco a scappare. Qua c'è altra gente ancora, raga. Mamma mia, sta missione qua è difficilissima. Disattiva quadro elettrico. Proviamo. Quello sta ispezionando quella zona. Ok. Vediamo se lui adesso va a bere la bottiglia d'acqua. Stupido, mi avevi anche sgamato. E... Cagotto. Come non ci hanno ucciso? Ma scusate, eh. Ma io ho usato il veleno non letale. Eh no, ho usato il veleno letale. Cazzo. Ok, ora dovrei aver messo il veleno giusto, dovrebbe andare in bagno, non morirmi. Vediamo se gli viene il cagotto. Oh boy, oh boy. Oh, this is bad. God, I feel sick. Dai. Vai al cesso. Ok. You need to go somewhere else and puke. Non ammazziamolo. Lo mettiamo qua. Ci travestiamo da caposquadra e lo trasciniamo. Ok, ora dobbiamo pensare alle armi. Allora, magari facciamo una cosa di questo tipo. Queste qua l'abbiamo lasciata giù, ok, perfetto. E ci prendiamo questo. Perfetto. Parla con Maya. Non credo che... Ok, come caposquadra nessuno mi può riconoscere. No. Sentiamo che hai da dire. Jordan Cross's funeral, huh? I was thinking of you too. So, not to be a pain, but what's the point of practicing if Burgess is out of commission, boss? Well, how about because I told you so? That good enough for you? Well, yeah, sure. It's just that we're only around 60% capacity here. Burgess got his ass creamed because he screwed up, all right? I don't need you tools to experience the same thing, so we're practicing until you can do this in your sleep. Any more questions? No. That's all, boss. I think you should hide that thing. I'm back.
Well, well, our very own punching bag. Any broken bones? Wounded pride, that's all. Good to hear. All right, head over to the briefing area. We'll resume in a moment. Okay, il briefing. Vediamo anche se c'è qualche roba che può essere utile, perché tipo sto PC mimetizzati. Ascolta il briefing. You all to know this by heart. But in case amnesia has set in, here's the sequence. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Extract. Got that? And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right. Now go pick up your weapons and get in position. Move out. Che piano elaborato, cioè proprio una roba studiata nei minimi dettagli. Ok, via. Partecipa alla sessione di addestramento. Ok. Armadi, please proceed. Pretend I'm not here. Not a problem. All right, let's go again. On your marks. Ready, set, execute. Documenti. Piedi di porco mancante. Non ho il piede di porco, raga. Aiuto. Disattiva il sistema di sicurezza. Vabbè, ma that's just not good enough. Speed, accuracy. This needs to improve. Team's performance was passable but lacks coordination. The point is to build up muscle memory. A perfect sequence of synchronized motion. We've been through this before. Attiva la rete. Maya Parvati is down. Good work. Vabbè raga, uno l'ho sistemato. Mamma mia. Ok. C'era quell'altro di fianco, eh? Va bene, allora. Questa è andata. Labbra cucite, l'audizione, potenza incontrollata. L'audizione? Vediamoci questo, va. Anche se sono armi che molto probabilmente non userò praticamente mai, però. Ok. So what's this I hear about a training accident? That would be Burgess, so the sharp. You could get hurt, sir. Put that weapon away. Mexico operation. Huh. Got clipped by a ram or something? The team trained to the battery. Oh, qua adesso abbiamo il nostro amico. E qua prima noi abbiamo steso quello, quindi lui dovrebbe essere abbastanza isolato. Per sicurezza potremmo anche stendere quello lì in fondo, sinceramente. Qua non c'è nessuno nei paraggi. Quello non dovrebbe vedere nulla. Oh, te ne vai? Sei un grande. Io penso a lui. Ruba il distintivo dell'Interpol. Un attimo, perché non dovevo stordirlo.
Vabbè, diamogli una. Buttiamolo qua dentro, ormai l'abbiamo steso. Vai qua, farti un giretto. Ok, allora vediamo un attimo. Distintivo. Ecco il distintivo. Io mi ritravestirei da. Se non è un problema. Da caposquadra. Distintivo dell'Interpol, ok. Parla con Penelope Graves. Ok. Qua nessuno mi può individuare, perfetto. Penelope Graves. We need to talk. What is this? I'll explain it. La milizia è un gruppo eterogeneo composto da mercenari e combattenti per la libertà, esperti di intelligence, criminali informatici e terroristi di stampo politico come Sam Rose, il cliente ombra deve aver trovato una causa comune in grado di riunire esponenti di ogni fazione. Ok. The slurry pit. It will be in your best interest to do as I say. I understand. I'll see you there. Incontra Penelope vicino alla fossa di liquame. Ok. Qua si può anche salire. E salire sul tetto. Raga, posso far crollare anche quella cosa. Che figata. Avete visto? C'è quel. Quel cassonetto che posso farlo cadere in testa al mio bersaglio. Ho capito, ma una volta che lo uccido dove la stendo questa? E poi c'è le guardie. Vabbè. Vediamo cosa succede con l'incontro. Parla con Penelope. Miss Graves. You are being recruited back into Interpol as an insider. What? Who are you anyway? How did you find me? That is not important. Think about this carefully. You can provide us with valuable intel. If you cooperate, the agency will overlook your unfortunate transgression. And what if I refuse, huh? If I scream and get the guards here? I wouldn't do that if I were you. Might prove unhealthy. I'll give you a few moments to think about it. Good work, 47. This should give her something to think about. So, look, it's nice of... Oh, Christ! Ah, scusa. Prego. Stavo dicendo? All right. Okay, I need to clear my head and have some privacy here. Look, I appreciate that you've been assigned to protect me, but please just leave me alone for a few. Ho capito, ma la fossa di qua. How did they get to you? Flight out of Lyon under assumed name. Ma quello mi vede. Look clean. Changed clothes at JFK and again at Denver International. Charged the passport after leaving the hotel. Ok, si è girato. Ma mi hanno visto, raga. Capito, raga, ma mi hanno sparato in 10.000, cioè. Forse io devo veramente spingerla lì, però. Cacciavite mancante. Cioè, è pieno di guardie. E poi da dove mi sparavano? Ah, da qua anche. Ok, allora un attimo. Ma se io gli sparo in testa?
con una pistola e la faccio finire giù. Cioè, se io la colpisco così in testa. Eh no. Crimine scoperto. Raga, proviamoci ora. Graves is down. Excellent work, 47. Ottimo. Raga, mi dispiace interrompere così bruscamente la partita, ma purtroppo è una missione che dura tantissimo, è veramente bellissima questa missione, io l'ho già finita, però purtroppo devo interrompere la metà per questioni di lunghezza, quindi ci vediamo con la seconda parte della missione al prossimo video. E bella, se vi va, come sempre, una bella iscrizione al canale, un bel mi piace, bella.